E poi venne il giorno che salimmo a bordo, tutto intorno variopinte sorgenti di luce. Nel cuore c'era la pace, nella mente libertà, lassù semplicemente tutto era verità. Salve a tutti, amici di Fattore Evolutivo. Oggi il nostro gruppo ha la fortuna e il piacere di incontrare Giorgio Di Bidonto e Pamela Pintus. Siamo qui a Manziana, ospiti in Villa Clodia, e grazie appunto per questo alla signora Oretta e Nicola Scano. Noi appunto abbiamo avuto questa opportunità di incontrarvi per i temi che trattiamo solitamente, abbiamo appunto voglia di parlare un po' con voi di questo che è l'apoteosi di tutti quelli che pensano in spirituale e soprattutto dal punto di vista del contatto con alte sfere celesti. Giorgio, appunto, sappiamo che ha avuto una opportunità incredibile. Parliamo degli anni Ottanta. Sì. E tu in 6 mesi hai praticamente viaggiato nell'universo. Ci puoi condensare in poco, perché poi andremo avanti per molto, un po' questa tua esperienza, come l'hai vissuta all'inizio? Beh, intanto ringrazio voi, ringraziamo voi, che anche noi ci sentiamo onorati di essere intervistati da persone che, insomma, fanno un percorso molto importante spiritualmente, no? E quindi questo ci onora e ci rallegra, no? Ecco, sintetizzando, perché sono tantissime le cose da dire, tutto era chiuso nel libro Angeli in Astronave, edito dalle Mediterranee di Roma agli inizi dell'83, e racconta però questo libro 6 mesi del 1980. In questi 6 mesi inizialmente io ho avuto, come racconto nel primo capitolo, questa apparizione, visione di questo angelo che si è dichiarato essere l'arcangelo Raffaele, il cui nome significa medicina e guarigione di Dio, forse in linea con i tempi. Sì, proprio. Ecco, e sinceramente io non avevo mai avuto, come ho scritto, visioni o altre cose, quindi, e neanche posso dire che stavo su una linea di ricerca proprio spirituale, anzi, diciamo, io ero un po' agnostico, ecco, possibilista, ma agnostico, per cui questa visione mi ha veramente un po' cambiato i connotati. Quindi, come potete immaginare, dopo un'esperienza così, dentro di me si è messo in movimento tutta una revisione di idee, credenze e tutto il resto, no? Ecco, e poi quello che invece mi ha ulteriormente, diciamo, un po' scombussolato inizialmente, perché sono cose che non avevo mai pensato, insomma, no? È di poter incontrare questi stessi angeli con altre persone in questa veste che oggi viene definita extraterrestre, ufologica, ma stiamo sempre parlando in campo spirituale, stiamo sempre parlando in quelle forme, ecco, che vengono definite ufologiche e extraterrestri. Beh, la parola è giusta, nel senso che sono persone che vengono da fuori dalla Terra, quindi extraterrestri è la parola giusta, no? Ovviamente. Ecco, però con loro c'erano anche terrestri vissuti sulla Terra, che però per noi che li abbiamo contattati erano comunque extraterrestri, perché venivano da fuori, venivano con dei mezzi che non sono terrestri, in una veste che non è terrestre. Soprattutto il messaggio che portavano non è quello che vige in questo mondo, dove si naviga su ben altri principi, no? E quindi queste manifestazioni io ho cominciato ad avere da solo,
poi non posso dire di aver arruolato io Tina, perché Tina è stata avvertita da loro, gli hanno fatto vedere certe scene dove io ero, cosa facevo, quindi sono loro che l'hanno coinvolta, no? Ne parli nel libro, infatti. Sì, 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 lei racconta proprio anche, lo testimonia, il modo con cui l'hanno contattata, mentre io stavo a un incontro avvicinato da solo e lei ha visto tutto, stando a Genova e in Toscana. Ecco, quindi dopodiché, diciamo che la parte principale di tutti questi incontri l'ho vissuto con lei. Poi sono stati coinvolti ancora altri nostri amici, erano fino a 11, anche se poi non tutti si sono resi disponibili a testimoniare, perché per fare questa testimonianza così forte bisogna abbandonare un po' di cose, bisogna proprio mettersi in gioco, metterci la faccia, mettersi a disposizione. Non è facile, no. Non è facile. Che ha detto io ho famiglia, ho carriera di lavoro da portare avanti, insomma tutte motivazioni umanamente giustissime, per carità. Quindi io e Tina siamo stati un po' gli unici due che abbiamo detto invece no, noi accettiamo di metterci in gioco, di testimoniarci. Poi Tina è vissuta molto ritirata e quindi diciamo che questi anni ho sempre girato io e testimoniato io, però Tina si presta anche ultimamente, si è prestata, vive un po' ritirata, vive qua a Roma, insomma, anche perché la sua salute non è proprio, non le consente. Paolo? Paolo ha fatto un'altra scelta, una scelta sempre spirituale ma più istituzionale, quindi noi abbiamo rispettato questa scelta. E comunque, in questi sei mesi che vanno dall'aprile al settembre, inizio settembre del 1980, sono stati tanti gli incontri, veramente, anche due o tre alla settimana, cioè, tant'è vero che poi ci dissero adesso fine, andate, una crisi ci è venuta di quelle potenti proprio. C'è stato bisogno veramente dell'assistenza del cielo per superarla. L'hanno dimostrata, quindi, perché sennò io veramente ero sgomento, perché non sei più quello di prima, e però è tutto nuovo, no? Ma soprattutto lo vedi alla luce di qualcosa di diverso che hai appreso, ti ritrovi in un contesto che non fa certamente il paio con ti senti pensiero un po' che un extraterrestre. Esatto, è proprio la parola giusta, un extraterrestre in un mondo che non è... Sì, per tanti versi proprio così, ecco. E poi i contatti sono stati tanti, perché loro... non ci hanno solo incontrato, ma ci parlavano anche a casa, cioè ci contattavano con quello che loro hanno chiamato il contatto cosmico, cioè tu senti la voce anche senza vederli, oppure anche attraverso i sogni, attraverso anche una voce interiore senza quella delle orecchie, che però noi riconoscevamo che non era un nostro pensiero, no? Quindi sono stati sei mesi veramente molto molto intensi. Ovviamente hai avuto modo di incontrarli fisicamente, no? Sì. Ma quel fisicamente si riferisce a un qualcosa di particolare su una dimensione diversa, oppure è un fisicamente come lo intendiamo qui su questo pianeta materiale? Cioè, mi spiego meglio, ci sono anche altri contattisti, no? Del passato che ne hanno parlato di queste cose, sì. Adamski, Eugenio Siracusa e tanti altri, no? E molti hanno raccontato di un qualcosa di veramente tangibile, no? Materiale. Alcuni parlano di situazioni dove si ha quasi la percezione di essere in un contesto astrale. Un'altra dimensione. In un'altra dimensione. Te come l'hai vissuta questa cosa? In ambedue i modi, oppure... Allora, la maggioranza delle volte assoluta è stata fisica, come sono io qua a parlare con voi. Sono loro che sono venuti a incontrarci. Cioè, ci dicevano, andate nel tale posto, prima ho cominciato da solo, poi continua. Venivano anche altri qualche volta, però venivano, non potevano venire insieme a noi, non hanno voluto, io poi le ragioni, forse perché non volevano anche caricarli di responsabilità, quindi sapevano già che loro dopo non si sarebbero resi disponibili. Però anche a distanza hanno avuto parecchi segni, hanno visto arrivare il disco, c'è cioè sul libro il disegno fatto da Roberto, eccetera. Quindi erano partecipi, però a distanza.
perché loro sono stati sempre molto delicati con noi, cioè non ci hanno mai imposto niente, sempre prima volete sì, no, possiamo, sempre così. Quindi anche a me e a Tina hanno chiesto se volevamo, avevo detto sì. Ovviamente. Assolutamente sì. Il risultato è questo, insomma. Quindi voglio dire, allora, riassumendo, il modo col quale loro ci hanno contattato è stato vario, però gli incontri sono stati fisici, cioè quando siamo andati a Spotorno sono arrivati loro con l'astronave, ci hanno incontrato, eccetera, no? Così in tutti gli altri luoghi che io ho descritto, cioè tanti mi chiedono, ma tu hai il potere di chiamarli, se vuoi venga anch'io. Cioè io non ho questi poteri. Cioè ogni volta è stato una loro, c'era un disegno prestabilito, ma erano loro che venivano, eccetera. Cioè io non ho mai detto vi voglio incontrare, voglio che ci troviamo là. Cioè mi sembrava una cosa, neanche venuto in mente, insomma, no? Però gli incontri sono stati fisici. Ci sono state anche delle esperienze di altro tipo, essere portati, diciamo, con l'anima, ma non c'entra niente con quello che noi chiamiamo incontro ravvicinato, con quello che ha raccontato. Quelle sono esperienze particolari delle quali io neanche tante cose ho scritte, perché... Quindi anche quando parli del mondo dove siete stati, ti hanno fatto viaggiare e siete arrivati in quel mondo, anche quello era un mondo fisico? Assolutamente, cioè io ci sono andato fisicamente. Cioè noi siamo entrati proprio nell'astronave, cioè prima nel disco, poi nell'astronave, e poi da lì siamo andati in questo mondo. Io poi, tanti mi chiedono com'è, io ho tante spiegazioni, non ho spiegazioni scientifiche, perché qui andiamo oltre i concetti nostri della scienza. Per esempio, quello che io cerco anche di spiegare è questo, perché tanti mi chiedono, ma quando sei salito sull'astronave c'era un portellone, c'era una chiave, una maniglia. No, io non ho dovuto aprire né portelloni né girare maniglie. Tu vai e entri. L'entrata, ecco, io la descrivo, l'ho descritta sempre così come l'ho vissuta, so che è così, non posso inventarmi cose che io non ho, non fanno parte della mia esperienza. Tu entri in questa grande luce, perché è una grande luce, è la stessa luce dell'angelo quando l'ho visto a casa mia, nel mio studio. È la stessa luce, però lì ancora più potente. E quando tu entri in questa luce, lì entri in un'altra dimensione. Ma io sono entrato fisicamente, non è che ho lasciato fuori il corpo. Però il tuo corpo in quella luce subisce qualche trasformazione, perché tu diventi parte di quella luce, diventi più leggero, cominci a percepire i pensieri degli altri, puoi comunicare senza bisogno di parlare, entri in un'altra dimensione. Però io ci sono entrato fisicamente. Quindi questa è una cosa importantissima. E non ci sono spiegazioni. Io ho incontrato anche persone di alta scienza che hanno cercato di... Signori, io più che raccontarvi e testimoniare quello che io non vi posso dare spiegazioni. Non sono uno scienziato, ma anche uno scienziato come le spiega queste cose? Beh, d'altra parte, se ci pensiamo anche nelle scritture, no? Nelle scritture questa cosa viene detta. San Paolo lo dice. Certo. Che portato al terzo cielo. Poi parla anche dei corpi, no? Poi anche Gesù stesso nella risurrezione passa attraverso i muri, si materializza, mangia, sparisce. Eppure era col corpo, Gesù era risorto col corpo, quindi non era l'anima di Gesù, era proprio lui. È proprio un passaggio dimensionale, lo potremmo... Assolutamente. Io amo molto quella denominazione che troviamo nella Bibbia, dove si parla della gloria del Signore. Quella è proprio la gloria del Signore, proprio quando entri lì sei fuori, sei in paradiso, sei fuori dal mondo. Sì, è bellissimo. Forse per quello viene appunto definita così. Sempre rifacendoci un po' ai vari contattisti, no? Possiamo mettere in relazione il contattismo così come te l'hai vissuto e la veggenza di molte persone che hanno oggi con la Madonna, più o meno? Qual è la relazione che può legare i due aspetti? No? Perché oggi tendiamo un po' a dividere l'aspetto, tra virgolette, religioso e l'aspetto spirituale che tu hai, diciamo, ben descritto, no? No, ho capito bene la tua domanda. Allora, io intanto farei una distinzione basilare, no?
proprio perché il contattismo, io parlo proprio del contattismo, quello che ho vissuto anch'io, no? È, diciamo, è la venuta di esseri da un altrove, da extraterrestri, che poi siano di luce, che siano la Madonna, Gesù, gli angeli o delle persone vissute sulla Terra, c'erano anche loro. Però è questa loro discesa, venuta qui nella nostra energia vitale, e il fatto che loro assumono le caratteristiche della nostra energia vitale e tu quindi hai un contatto sullo stesso piano nostro, questo per me è il contattismo. Se tu invece prendi, non so, Bernadette a Lourdes o i tre pastorelli di Fatima o i veggenti di Medjugorje, cioè qualsiasi apparizione, o Melanie e Massimino alla Salette, che sono apparizioni grandiose, no? Però loro vedono, ma gli altri non vedono. Possono avere dei segni. A Fatima hanno visto la nuvoletta, però la manifestazione te la deve testimoniare la veggente, o il veggente o i veggenti, sono loro che vedono. Ecco la differenza enorme che c'è, secondo me, tra il contattismo e questo tipo di veggenza, no? E Adamski mi piace molto quando dice queste cose, perché lui spiega proprio che il contattismo è una veggenza a portata di tutti coloro che sono presenti, perché possono vedere tutti, che è proprio le prove, è la testimonianza delle prove. Perché io per credere a Bernadette ci posso anche credere, però devo avere una fede più o meno cattolica o cristiana comunque. Devo credere alla veggente, devo avere anche dei segni che mi confermano, capito? Invece il contattismo no, chi c'è vede, anche quelli che erano un po' più distanti hanno visto, hanno sentito. Ecco, allora, proprio come dice Adamski, ne l'abbiamo messo anche qui nella premessa, che oggi veramente il contattismo ci porta le prove di quello che si crede solo per fede, si portano le prove. Una cosa diventa tangibile. Esatto, quasi, no? Questa è la differenza. Infatti te nel libro poi descrivi la passeggiata di Raffaele nel lungomare vestito con un vestito eccezionale, e si confondeva quest'uomo con le altre persone, certo. Questa è proprio la sport. Cioè è proprio la dimensione superiore, chiamiamola così, celeste, che si cala al nostro livello. E però è lo stesso discorso di Gesù quando, anche dopo la resurrezione, si presenta a Tommaso, che ha i dubbi, tocca, e lo tocca, era concreto, mangiava con loro, ha fatto pescare i pesci. Certo. Ecco cos'è la differenza, secondo me è questa. E quindi da certe parti anche religiose il fatto di stigmatizzare un po' il contattismo è un vero peccato, perché invece è una ricchezza, no? Certo, è un qualcosa che avvalora ancora di più quello che le scritture ci hanno trasferito, perché se poi andiamo ad analizzare nelle scritture ci sono tantissime indicazioni di questi esseri. Nella Bibbia credo che ce ne siano almeno 300 e quasi 400, sì, pieno, ma anche tutti i libri, anche orientali, si parla di sti carri lucenti, questi esseri, pieno. Poi ci sono i graffiti, c'è di tutto. Proprio questo volevo dire, dico, arriviamo a tempi... Le croniche poi degli ultimi secoli sono piene. Cose di eccezionali, i quadri, sì, del Rinascimento, c'è di tutto. Anche quella galleria che ha citato Adamski nel suo primo libro, sì, no? Beh, insomma, tutte testimonianze. Poi anche nella prefazione di Angelo Astorave, un film del buono, richiama, no? Sì. Di tutte le culture, insomma. Sempre in merito a questi esseri, tu li hai definiti, anzi loro si sono definiti cherubini. Sì. Giusto? Sì. Quindi riusciamo a comprendere che ci sono diversi livelli di appartenenza di queste persone. Io voglio chiamarle con persone diversi, con diversi compiti. Ecco, ci puoi un po', perché in un'intervista tu dicesti una cosa particolare e parlasti di un arcangelo come l'arcangelo delle pubbliche relazioni, l'arcangelo del ministero. Il ministro delle telecomunicazioni, sì, è vero. Gabriele, tu rilasciasti questa intervista e dicesti, e a me ha colpito tantissimo questo aspetto, no? Un po' per rimarcare un po', ecco, questo discorso dei compiti. Certo. Secondo te,
perché a te, so che è una domanda che può sembrare banale, è apparso Raffaele, che è un po' il ministro della sanità, mettiamola così. Che cosa si intende in questa diversificazione? Che significato ha? Ma io credo proprio questo. Intanto voglio fare una precisazione, la butto lì, andiamo oltre. Cioè, a noi hanno detto molte cose che sono successe, stanno succedendo e succederanno, no? Anche se io non ho mai voluto fare il profeta, che sa, non mi interessa proprio. Cioè, io opero perché le persone abbiano una coscienza che poi loro stessi possano affrontare. Non mi piace fare il profeta di sventura, sinceramente. Però il fatto che questi contatti li abbia aperti Raffaele come angelo e come angelo extraterrestre, e che poi perché lui è stato proprio il capo di, diciamo, la loro delegazione presso di noi, di questa missione, lui era il capo, assolutamente, la dice lunga se noi oggi prendiamo coscienza di quello che stiamo vivendo a livello mondiale, questa pandemia, tutto quello che ci gira intorno, è chiaro, no? Che poi pandemia non vuol dire solo sanità, vuol dire economia, vuol dire controllo della società, globalizzazione, cioè c'è tutto un problema che gira. Quello è il nocciolo sul quale fa girare tutto, no? E quindi il fatto che un arcangelo che si chiama Raffaele, il cui nome significa medicina e guarigione di Dio, era già una bella profezia. Quindi, perché l'umanità avrà molto a che fare. È un'umanità intanto malata spiritualmente, questa è la prima cosa, però questo spirito malato ha dato anche poi i frutti. D'altra parte anche Fircon ti disse qualcosa a riguardo, no? Ti disse che i bambini non sarebbero potuti andare a scuola. La gente non avrebbe potuto andare a lavorare. Mi dissero che ci sarebbero state anche delle ribellioni, delle sommosse. Quindi non è per essere profeti di sventura, ma è semplicemente... Ci hanno preparato anche a questo. Quindi la situazione che stiamo vivendo è un po' particolare, no? È prevista da loro, prevista. Sì. Tu però dicesti una cosa nel libro, non vogliamo, lo inserisci nel libro, non vogliamo assolutamente essere coercitivi e farci dire qualcosa di più. No, non c'è problema. Però tu dicesti che alcune cose ti sono state fatte conoscere, ma hai preferito non inserirle, non farle rivelare. Forse ti riferivi a questo, non vogliamo sapere la cosa, però è questo il periodo, è questo il tempo. E questo è ancora da venire, anche se non sarà molto molto in là, perché così disse Fircon, ma quanto vi credete di poter andare avanti, così ci disse. Voi vedrete che il mondo dopo il 2000 non sarà più quello di prima. E così è successo, no? Torri Gemelle 2001 è cambiato il mondo e continua, no? Quindi, insomma, noi... ecco, ci sono due aspetti sui quali insisto molto, sempre sul fatto... sulle loro ammaestramenti, sulla loro preparazione. Non ci possiamo illudere che i tempi saranno migliori, i tempi saranno peggiori, sempre peggio. Invece dobbiamo sapere che ci sarà da parte loro una grande protezione, questo lo dobbiamo sapere. Un grande aiuto, tu dicessi. Aiuto, protezione, sostegno, assolutamente così. E non solo, ma attraverso di noi potranno anche aiutare altre persone che sono un po' meno protette, sono un po' più fuori protezione, no? Quindi ci sono questi due aspetti, i tempi sempre più malvagi, sempre più difficili, ecco la parola giusta è difficili, e ci dissero anche voi che avrete una nostra particolare protezione, anche per voi i tempi saranno difficili, ma noi vi proteggeremo e attraverso di voi proteggeremo anche altre persone legate a voi, perché noi abbiamo tante persone legate a noi, anche quelle che anagraficamente non conosciamo, ci sono. Certo. E quindi è un disegno proprio d'amore e di salvezza, come loro dicono. Però a me hanno fatto vedere anche una guerra nucleare, hanno fatto vedere, no? Non me l'hanno fatta vedere perché deve per forza succedere, assolutamente. E neanche perché deve succedere così. Però... c'è anche chi prepara queste cose, no? Purtroppo nel nostro mondo i folli esistono, anche a livelli molto alti, no?
Soprattutto, bravo, l'abbiamo detto insieme, l'abbiamo detto. E quindi, insomma, non si prospettano, però poi quello che io cerco di far capire anche nelle conferenze, che adesso, vabbè, facciamo tutto video, però prima anche quando invece facevamo le conferenze nelle associazioni, negli alberghi, un po' dappertutto, no? È far capire alle persone che soffrono, che non condividono la violenza di questo mondo, che non condividono certe ingiustizie, che non condividono il sopruso, che non condividono la corsa sfrenata al potere, all'economico, ai guadagni, eccetera, no? Tutte queste persone che soffrono e molte delle quali si fanno delle domande molto angosciose, ecco, quello di far capire a tutte queste persone che non devono pensare di essere in balia di una sciagura fatale, di un fato, di dice qui che sta succedendo, no? No, devono sapere che questo invece è previsto, fa parte di uno scontro perché ci sono delle forze che vogliono andare in una certa direzione, altre in un'altra. E quindi loro, se soffrono così, se non condividono, eccetera, vuol dire che hanno dentro un messaggio, hanno una conoscenza, hanno un'appartenenza, hanno una missione dentro. Ecco, allora far capire quanto tutte queste persone sono utili alla causa, perché come ho scritto, come la Madonna, la Madre ci disse, la Città dello Spazio, infatti ecco, veniva la ecco, domanda. Come ci disse, niente va perso del vostro anelito al bene, del vostro desiderio di un mondo migliore, del desiderio che venga questo nuovo giorno, che poi arriva comunque, no? Ecco, allora queste persone qui, allora le vediamo, man mano che acquisiscono questa coscienza, nel senso che c'è già dentro di loro, ma cade un oblio, la loro vita cambia e non si sentono più in balia di un fato crudele e sciagurato, no, si sentono inserite in un disegno dove c'è chi vuol fare delle esperienze terribili sulla pelle magari anche degli altri e c'è chi invece vive e aspetta e opera per un mondo che è quello voluto dal nostro creatore, quello che qui si dice con un termine usato molto da loro, nell'amore universale. No? Certo, ecco, quindi prima fonte di tutto. Diffondere questa coscienza è di primaria importanza, vale oltre ogni profezia, vale oltre, perché allora dico, ah ecco, adesso capisco, adesso ha senso, questo però dentro di me ce l'avevo, è certo che ce l'avevi. È un qualcosa che è insito. Non sei qui a caso, capito? Il caso non esiste, no, è il caso di dirlo, assolutamente. Gioco di parole. Beh, forse ecco. Ci può dire qualcosa anche Pamela a riguardo, perché se si trova vicino a te sicuramente... Il caso non esiste. Il caso non esiste, un compito l'avrà anche lei. Sì, lei ha molto da dire. Sì. Beh sì, sicuramente anche questa... Il fatto appunto che sono qui a fianco a lui non è a caso, non è stata né una scelta umana, né mia, né sua. È stato voluto. È stato proprio voluto, condotto con tanti segni, sogni, messaggi, non solo ricevuti personalmente sia lui che io, ma anche da parte di persone vicine, a volte neanche troppo favorevoli a questa nostra unione, perché chiaramente ha creato anche delle difficoltà, soprattutto inizialmente. Quindi c'è stata proprio una regia inaspettata. Alla quale ci siamo un po' opposti anche sì, noi. Sì, per un anno ci siamo un pochino opposti tutte e due. Per evitare dei guai. No? Però poi, insomma... Abbiamo obbedito. Abbiamo obbedito, insomma, anche con gioia poi alla fine, sì, perché assolutamente non era una costrizione. Bene questo, insomma. Senti, sempre ritornando un po' al discorso della quella che tu appunto definisci l'essere celestiale, la Madonna. Sì. Tu l'hai incontrata sempre fisicamente, no? Sì, l'ho vista anche in visione... di veggenza tipo Bernadette, cioè l'ho vista anche in visione spirituale, diciamo. Sì, anche in quell'altro aspetto. Sì, sì, però qualche... quello che io racconto qua è proprio è quello che di persona. Sì, sì. E lei viene appunto, è definita madre di tutti quanti noi. Madre universale. Madre universale. Allora la domanda è un po' particolare. Madre universale perché incarna l'essere
che è patronimico dell'universo o per quale altro motivo? Non voglio mettermi a dare io la risposta con questa domanda. Forse ce l'hai già dentro, forse vuoi solo un riscontro, te lo do volentieri. E questo è un discorso che viene accettato senza difficoltà in genere da persone meno istituzionalizzate religiosamente parlando, no? Cioè chi è un po' istituzionale nella religione, quindi molto abbarbicato a una certa teologia, eccetera, ha più difficoltà ad accettare. Però io dico, ambasciatore non porta pena, ammazzatemi pure, ma io ripeto quello che ho visto, che mi hanno detto, che ho capito, quindi non posso cambiare la versione per far piacere a qualcuno, no? Abbiamo fatto appunto questa domanda. Ecco, allora, intanto voglio raccontare una cosa che ho già raccontato, non era, però l'ho raccontato poche volte, non molto. Quando noi siamo andati agli incontri con i fratelli dello spazio, celesti, come li vogliamo chiamare, è stato molto bello, è stato celestiale, è stato tutto quello che vogliamo dire di positivo e esaltante, proprio la gloria del Signore, come dice la Bibbia. Però io ricordo che Raffaele e Fircon ci dicevano, ma adesso quando voi incontrerete la madre divina, la madre, la Madonna, non pensiate che sia come incontrare noi, è un qualcosa di più, ci dicevano, no? E poi è venuto il giorno che c'è stato quell'incontro bellissimo in quella pianura tutta piena di grano, no? Allora lì ci siamo andati, io sono salito su una macchina guidata da un ragazzo di questi che erano con noi, che si era prestato a portarci fin là, insomma, con altre, perché c'era anche un'altra macchina. E io mi ricordo che quando noi eravamo lì fermi di fronte a questo campo di grano che aspettavamo che si manifestasse, che poi è arrivata l'astronave e c'era la madre, no? A un certo punto è successa una cosa che mi ha sconvolto, perché questo ragazzo qui alla guida ha cominciato tutto a vibrare. Vibrava come se avesse alta tensione, gli occhi facevano così, gli uscivano quasi dalla testa. Io ho detto, questo muore. Mi ha preso un colpo, ho detto, oddio, che gli sta a succedere a questo? No? E cercavo di dirgli, stai bene, ma questo era fuori di sé così, no? Poi si è fermato tutto, lui si è calmato e ha detto, scusa, ma ti senti bene? Dice, benissimo, mai stato così bene. Poi ci dissero che era stata come una dimostrazione della potenza della donna dello spazio che stava arrivando in contatto ravvicinato, no? E quindi avevano voluto come darci un segno forte di come questa donna sia di una potenza divina, insomma, no? E questo l'ho voluto raccontare perché non è la stessa cosa, con tutto l'amore e il rispetto e la magnificenza degli angeli che, o dei fratelli celesti, che è grandiosa, no? Però lei è un'altra cosa, insomma. E allora poi, dopo questi incontri, e poi anche sulla base di quello che Gesù poi ci ha spiegato e mi ha spiegato, io una cosa ormai la so per certo, lei è di origine proprio divina, l'origine della Madonna, della Madre, della Donna dello Spazio, della Donna Sublime, è di origine divina, è il volto materno del Padre Celeste, è la parte femminile, la parte del volto materno del Padre che si è incarnato nella Vergine Maria per partorire il figlio Gesù, che è il Verbo Eterno che si incarna per la redenzione del mondo, ecco. So che questo può allarmare persone, teologi, persone che, insomma, però io non posso dire diversamente, cioè questo è quanto io ho capito da Gesù, da lei stessa e anche dagli angeli, insomma. E poi l'esperienza fatta, cioè veramente incontrare la madre è come incontrare Dio. Poi ho scoperto dopo, perché io non ero così ferrato, no? Ho scoperto dopo che in alcune apparizioni la Madonna un po' l'ha detto,
Perché a Lourdes dice io sono l'Immacolata, io sono nella Bibbia, lo dice solo Dio. Tanto è vero che il parroco di Lourdes, Tarbela, Tarp, il vescovo di Tarp. Quando, ma il parroco, quando interroga Bernadette, gli dice, guarda che non ti può aver detto io sono l'Immacolata, t'avrà detto io sono nata senza peccato originale. No, 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 perché lei poverina, altrimenti ignorante non capiva neanche cosa volesse dire. No, 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 in dialetto tra l'altro gliel'ha detto, neanche in francese, no? Ma ha detto io sono l'Immacolata. E poi, qui a Roma, all'apparizione con la chiola al Divino Amore, gli ha detto io sono colei che è nella Trinità di Dio. Beh, ma ne ho trovate di queste cose anche di più, anche alla Salette. Bravo, stavo per dirlo. La Salette, lei lo spiega benissimo, prego. Sì, sì. No, di, mi piace anche sentire quello che dici tu. No, la Salette, lei lo dice benissimo, perché dice non fanno altro che bestemmiare io. E lo ripete come in prima persona, la persona della Santissima Trinità, quindi ecco perché ho voluto fare questa domanda. Poi io ho avuto la critica di un teologo, perché qua a un certo punto la Signora dello Spazio dice io faccio nuove tutte le cose, che è una frase che nell'Apocalisse viene detta da Gesù Cristo. E dice perché tu fai dire alla Madonna, io faccio la Madonna che è Dio? Beh, dico, se l'ha detto, che l'ha detto, quindi l'ho scritto. Quindi è bellissimo questo. Poi sulla Salette c'è una miniera di cose. Lì veramente sarebbe bello dedicarci proprio un approfondimento. Con Melanie ho un filo proprio diretto con la veggente, con Melanie. La senti nel cuore? La sento anche di più che nel cuore. È una persona che io sento proprio tantissimo. No? Ne parliamo spesso, sì. Perché Melanie purtroppo è stata perseguitata, lo sai, no? Sì. Per il messaggio che ha portato, dove la Madonna picchia un po' pesante anche sul clero, eccetera. Soprattutto sul clero. E quindi l'hanno accusata che la Madonna non può prendersi con la Chiesa. Ma la Madonna non se l'è presa con la Chiesa, se l'è presa con chi nella Chiesa fa cose che non sono belle. Non ha detto la Chiesa, ha detto dei sacerdoti, eccetera, eccetera. E poi, siccome non tutti nella Chiesa credono che il messaggio apocalittico finale sia una realtà, ma sia solo una cosa spirituale e simbolica, mentre non è spirituale e simbolico, lo stiamo vedendo, non è niente di simbolico, qua è tutto reale, no? E allora, insomma, questa donna l'hanno perseguitata tanto. Però, ecco, io dico anche questo, non è neanche giusto dire la Chiesa ha perseguitato Melanie, perché tanti personaggi di Chiesa invece l'hanno difesa, l'hanno tutelata, l'hanno ospitata. Vedi appunto ad Altamura è stata ospitata. Il vescovo di Lecce gli ha dato l'imprimatur al messaggio, poi gli altri vescovi non ne ha voluto sapere mai. Che poi il messaggio è stato rivelato negli anni 90, perché è stato ritrovato negli archivi, era stato proprio messo da parte. Quindi è stata fatta una ricerca. La Madonna aveva dato già il permesso di pubblicarlo ancora nell'Ottocento, adesso non ricordo, in 56 mi pare, ma poveretta, ha scappato come un ladro sempre, però anche quella lì è una delle rivelazioni che ci fa capire proprio come dici tu, chi è l'origine divina della Vergine Maria, sì. È qualcosa di particolare, questa è una cosa grandiosa. La donna vestita di sole, il sole è il simbolo di Dio, vestita di sole che vuol dire? Che ha la luna sotto i piedi, cioè è la madre di tutta la creazione, no? Però è vestita di sole, quindi il sole è Dio. Nel capitolo 5 del tuo libro tu dici che Raffaele definì delle modalità elevate per comunicare, no? L'hai accennato già prima, con il pensiero, il contatto cosmico, no? Ma questa comunicazione, il contatto cosmico, a parte che l'hai avuto, noi l'abbiamo tutti quanti, tu hai detto una cosa particolare prima, tutti quanti hanno un minimo, tutti coloro che comunque sono un po' contrari a questo andazzo del mondo, non hanno proprio questa volontà di legare. Una coscienza di discesa in missione. Questo contatto cosmico può avvenire anche in questo modo? Cioè è una cosa un po' sommessa, un po' che nelle persone aleggia, anche perché comunque
non so se riesco a spiegarmi. No, no, ti stai spiegando. Questa cosa è importante magari per chi ci ascolta, capire che certi dubbi, certe sensazioni non arrivano così per caso, ma comunque è un qualcosa che un po' ci viene indicato dall'alto, no? Certo. Quindi tu questa cosa come la potresti... Spiegare, ecco. Allora, guarda, il contatto cosmico è un contatto proprio di voce. Questo non è dato a tutti, anche perché qualcuno si spaventerebbe. Io mi ricordo sempre Eufemio del Buono, no? Lo raccontava lui pubblicamente, diceva sempre, ma come, io ho fatto 150 trasmissioni televisive su Fatima, ho predicato tutta una vita su di voi, sugli UFO, eccetera, ma perché non mi fate mai vedere da me? L'ha raccontato lui, pubblicamente. Allora dice che lui aveva quel ristorante a Monte Mario, no? Sì. E allora, che prima era un bar, era, insomma, adesso poi è diventato un ristorante. Allora dice, una mattina ero su lì a Monte Mario, il mio locale, e a un certo punto dice, vedo giù, proprio sul cielo di Roma, che il cielo si tinge tutto di un colore verde acceso, e vedo, dice, una marea di dischi volanti e di astronavi che vengono avanti. Allora dice, ho preso una paura tale che sono caduto in ginocchio, gli ho detto, per favore fermatevi. E si sono fermati, per dire, no? Cioè, il desiderio magari c'è, però qualcuno può anche rimanere un po'... Ecco, allora... Con qualcuno, io ho conosciuto delle persone che hanno proprio il contatto cosmico, sento proprio la voce, le parole, tutto, no? Oltre a sentire la presenza, anche se non vedono. Però, alla fine, questo forse tu dirai, lo dici, perché tu hai avuto questo dono, però, alla fine, secondo me, non è così importante, perché io oggi, ti dico la verità, preferisco una voce interiore. Preferisco quella che viene chiamata locuzione interiore, perché intanto la ricevi tranquilla, non ti stranisci perché hai sentito la voce, perché a volte si sono fatti sentire anche parecchio sonoramente, sai, tipo radioamatore, no? Una mattina mi ricordo che ho fatto un salto dal letto, queste voci metalliche che ti suonavano, no? Invece la locuzione interiore è sempre una cosa più dolce, più connaturale, più, capito? È come il sogno, no? Ti possono contattare anche in sogno, è più naturale il sogno. Poi devi capirlo, ma se te lo danno poi in qualche modo te lo fanno capire. O comunque nel tuo spirito il messaggio c'è. Ecco, poi il contatto, diciamo, il contatto interiore, la locuzione interiore richiede anche un percorso. Cioè tu poi mediti su quello che hai sentito, no? Qualche volta ti può venire il dubbio, ma è stato un mio pensiero o... intanto però ci rifletti. La voce esteriore poi rifletti anche su quella, però... allora io dico sempre, se la voce esteriore non ti entra dentro, non ti diventa una voce interiore che serve. Io ho fatto degli avvistamenti insieme a miei amici che non credono, e non hanno creduto. Cioè, io mi ricordo, parlo di un'illustre pianista donna che mi ha detto, ma perché io non posso venire con te? Ho detto, guarda, io non ho il potere di chiamarli, di farli apparire, però se vuoi andiamo a fare una passeggiata in collina. Eravamo a Genova, siamo saliti su in collina a Monte Morola, caspita, sono venuti. Non solo, ma hanno fatto anche quei classici movimenti per i quali sono proprio loro. Si fermano, poi saltellano, zigzagano, poi ripartono a velocità, quindi ha visto. E mi ha detto, sì, in effetti è vero, dice, è una cosa che i nostri mezzi non lo possono fare, però non gli è scattata, capito? Non gli è entrata dentro, forse non era il suo momento, non lo so, ecco. Allora, io so per certo che tutte quelle persone, che io li chiamo gli uomini di buona volontà, come li hanno chiamati loro, sì, no? Hanno questa voce interiore. Però tante volte non ci si presta attenzione, siamo troppo distratti da mille cose, mille preoccupazioni, il lavoro, la famiglia, e tutti i problemi purtroppo che adesso si sono centuplicati, no? Però, ecco, anche questo,
spiegare a queste persone che questa voce c'è assolutamente in tutti, quella interiore. Quindi, ecco, interiorizzarsi vuol dire anche cominciare a sentire questo. E poi Gesù mi spiegò che all'inizio uno può anche confondere i suoi pensieri con questa voce, ma andando avanti impara, perché lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio ti ammaestra e ti fa sentire se è il tuo pensiero o non è il tuo pensiero. Poi c'è tutta una teologia, di Teresa d'Avila, Santa Teresa d'Avila, mistica, dove spiega che le cose spirituali hanno una risonanza, mentre quelle del cervello poi le perdi, non hanno... Insomma, ci sono tanti elementi che queste persone dovrebbero sapere, le sanno, ma sono un po' distratte. Bisogna richiamargliele, bisogna che si immettano in questa onda. Allora, sempre in merito a questa cosa, ovvero nella coscienza delle persone, per quanto concerne appunto queste... diciamo tra virgolette, non dico input che arrivano, no? A te ti è stato detto di fare attenzione a determinati esseri particolari, no? E quindi potrebbe esserci anche una canalizzazione, se così la vogliamo definire, di esseri che non stanno a quel livello, a livello della luce, degli arcangeli. E poi mi riferisco anche a Pamela. Se sei stata messa vicino a Giorgio, sicuramente c'è un motivo. Molto probabilmente potrai raccontarci anche te di qualche esperienza particolare e qualcosa di particolare, perché io presumo che tutti quanti abbiamo un compito qui, no? Giorgio è particolare, ma il tuo sarà sicuramente altrettanto particolare. Quindi condensando appunto queste due, questi due aspetti, un'integrazione. C'è un'integrazione, questi input che arrivano, c'è da fare attenzione a qualcosa in particolare e quali scegliere, come hai fatto te la scelta in funzione di quello che ti è stato detto, Pamela? Cosa possiamo dire al riguardo, Giorgio? Non so, spero di essere stato... No, ho capito, il problema esiste come se esiste. Faccio degli esempi per capirci, no? Allora, io sono 40 anni che do questa testimonianza e spesso, delle persone mi hanno sottoposto dei loro messaggi, mi hanno sottoposto loro che aver ricevuto delle canalizzazioni, no? Ecco, io non sono mai partito col pregiudizio assolutamente, perché non è giusto, no? Cioè, col pregiudizio si rischia anche di travolgere cose autentiche, cose buone. Però non mi sono mai, diciamo, fatto condizionare o fatto coinvolgere, sai, da certi apparati tutti luccicanti. Cioè, a me interessa la sostanza. Tu hai ricevuto un messaggio? Leggiamolo, vediamo cosa c'è scritto. Ecco, per me il centro di tutto è quello che Gesù mi ha insegnato. Cioè, il massimo comandamento è quello: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, e il prossimo come te stesso, no? Allora, se il messaggio rientra in questa realtà che è l'amore universale, perché quando tu ami Dio e il prossimo e te stesso sei nell'amore universale, devi amare, però amare con la lettera maiuscola, no? Ecco, se il messaggio rientra in questo... io dico sì, io non so, tu l'hai ricevuto, tu sai chi te l'ha dato, uno dice l'ha dato il Padre Celeste, l'ha dato tale angelo, per me non c'è problema, te lo può anche aver dato lui. Quando invece mi sono imbattuto in messaggi dove c'era dentro o delle note un po' presuntuose o una specie di discriminazione verso, sai, la persona che si sente, no? Più degli altri. Insomma, oppure delle affermazioni di confusione, perché purtroppo c'è tutta una letteratura in giro enorme che confonde Dio con gli angeli, chiamano divino quello che è astrale, chiamano astrale quello che è spirituale. Insomma, adesso non mi metto qua a fare discorsi troppo... però questa confusione c'è. Allora,
per quella che è la mia esperienza, se il messaggio ti ha dato Dio Padre, o la Madre, o Gesù, o un angelo, o comunque un fratello celeste, non ci può essere questa confusione. Se c'è questa confusione, ti viene da una dimensione dove c'è meno conoscenza, dove c'è meno luce, dove c'è... ci sono ancora degli errori, ci sono ancora, c'è della strada da fare, quindi tu mi puoi anche dire che il Padre Celeste, io potrei fare degli esempi molto pratici dove sono venuti a darmi anche degli ordini a me, il Padre Celeste mi manda a dire che tu devi fare questo e questo, ma era un ordine talmente in contrasto con quello che io ho ricevuto, che faccio, gli ho detto guarda io non ti voglio offendere, non ti offendere. Però di al Padre Celeste che me lo venga a dire a me anche, perché è una cosa bella grossa quella che tu mi chiedi nel nome. E poi il messaggio continuava, sinceramente per me non era proprio il Padre Celeste, perché purtroppo ci sono anche degli esseri nel cosmo, nella creazione, a livelli bassi, che a volte si spacciano, sono anche bugiardi, vogliono far vedere che sono, no? Però il messaggio, il contenuto del messaggio te lo dice, il discernimento, questo è un dono dello Spirito Santo, il discernimento. Cioè tu hai una luce, un'esperienza, hai comunque una capacità spirituale di leggere questo messaggio e di capire se la sostanza, l'essenza, non gli orpelli che possono stare intorno, no? Poi sai però quando me l'ha dato è successo, vabbè. Ci sono degli spiriti anche bassi che sono capaci a fare dei miracoli, dei numeri eccezionali, degli effetti speciali, cioè tu puoi essere anche tratto in inganno. Ecco, allora senza mai il giudizio, perché il giudizio non spetta a noi, no? Ma il discernimento è d'obbligo. Usare il discernimento. Assolutamente, perché i tranelli sono tanti, anche personaggi seguiti, portano avanti delle cose buone, magari altre. Quindi anche tu quando hai avuto, parlo con te Pamela, sì, quando hai avuto appunto questi, posso chiamarli contatti? Sì, 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 sì. Come si sono approcciati e cosa vuoi? Ma guarda, io posso dire questo, che già da prima di conoscere il libro di Giorgio, io ho letto il libro che avevo 18 anni, me l'ha regalato mia mamma, che è rimasta entusiasta quando l'ha letto, quindi... diciamo l'ho conosciuto molto presto, ma già sia venivo da una famiglia comunque dove c'era comunque una fede, mia mamma per esempio era molto guidata dai sogni, veniva avvertita in sogno se doveva succedere qualcosa, quindi diciamo nella mia famiglia io sono cresciuta in un ambiente dove c'era comunque una sensibilità anche alle comunicazioni che vengono dal cielo, alla guida dal cielo, però facevo la mia vita come tutti a 18 anni, figuriamoci. E poi ho avuto un periodo molto particolare anche col mio angelo custode, che è una cosa un po' anche divertente, la racconto, perché praticamente io facevo come delle meditazioni e in meditazione avevo capito che potevo chiedere anche le domande delle interrogazioni e poi anche dell'esame in università e dell'esame alla maturità, e mi davano proprio il titolo. Cioè io sono stata per diverso tempo seguita in questo modo. E ne parlavo anche con i miei compagni di classe prima dell'esame di maturità, ad esempio ho detto proprio il titolo che mi avevano dato e siamo stati un quarto d'ora quando ci hanno dettato la traccia, io che piangevo e questi miei due compagni veramente con gli occhi sgranati, perché è stata una cosa molto particolare. Poi ho avuto una visione della Madonnina che mi ha quasi rimproverato dicendo: ma ti pare che siano queste le cose importanti da chiedere? E da allora io ho smesso di fare domande di questo tipo, ho capito che dovevo entrare in un discorso di maggiore fede e attraverso il libro di Giorgio questo è avvenuto in maniera naturale, in maniera graduale. E dopo la lettura del libro di Giorgio io ho proseguito a seguire le sue conferenze, sì, ho avuto tanti segni della conduzione del Signore, anche avvertimenti su possibili incidenti, quindi le famose protezioni come dice Giorgio. E poi c'è stato un periodo poco prima che arrivasse questa rivelazione dove ci veniva chiesto proprio di camminare in maniera affiancata, portare avanti insieme questa testimonianza, dove ho avuto una visione della Madre Celeste. Avevo una statuetta in cameretta della Madonnina, ma una statuetta molto piccola che a un certo punto è diventata molto vivida
e ha cominciato a parlarmi e mi diceva se ero pronta per sposare suo figlio Gesù. E io ho detto sì. Lì non sapevo esattamente forse che cosa stavo dicendo, cosa stavo accogliendo nel mio cuore. E poi dopo un po' di tempo sono cominciati appunto una serie di sogni che hanno cominciato come a far cadere dei veli. Ha fatto prima un sogno lui e mi ha mandato questa lettera con un sogno particolare dove in realtà non c'era niente che doveva allarmarmi, ma in realtà questo sogno a me è come se mi avesse messo a nudo, non so come dire, mi sentivo che c'era là dentro un messaggio molto più grande di me, che questo foglietto non sapevo dove mettere, sono stata più giorni senza rispondere a lui perché non sapevo bene dove ci portava. Ero in Sardegna, sì. Era un sogno dove io ero una suora, cadevo, lui mi raccoglieva, battevo la testa, mi raccoglieva, quindi non c'erano elementi per cui potessero far pensare poi a una nostra unione di questo tipo. Però a me quel sogno mi ha fatto venire i brividi, non so. Ho capito che c'era un messaggio importante, ho capito che stavano cominciando a cadere certi veli rispetto poi a questo cammino. Quindi che dire, diciamo i segni, le manifestazioni sono state molte e continuano a esserci. Io le vivo in maniera molto profonda. Perché c'è stato anche un avvistamento molto importante a Napoli il 14 dicembre del 2008, che eravamo in una casa, stavamo incontrando una persona e a un certo punto eravamo al Vomero. In una casa dove si affacciava proprio sul Golfo di Napoli, io ho cominciato a vedere in lontananza qualcosa che si muoveva così, ma era molto distante, era di un colore scuro, quindi all'inizio sono stata a guardarla per un po', per cercare di capire cos'era prima di avvertire tutti, allarmare tutti. E poi dopo un po' ho detto, scusate, guardate anche voi, ci siamo alzati, eravamo in quattro in quel momento, ci siamo alzati, siamo andati alla finestra e questo disco da lontano è cominciato a venire verso di noi, è cominciato a cambiare colore, è diventato violetto, ma alla fine è passato enorme, è passato a poche decine di metri sopra la nostra testa. L'hanno visto tutti, anche quelli che erano giù nella strada. Sì. Era dello stesso, scusa se interrompo, sì. Era più o meno dello stesso tipo che avevi visto già sul Liguria. Con cinque sfere sotto, bellissime, e soprattutto le cose che ho provato dentro. La gioia di essere davanti alla gloria del Signore, di essere davanti a una manifestazione di Dio che mandava i suoi angeli lì per noi, perché poi ho capito che ci sono state anche delle comunicazioni interiori prima di questo avvistamento che abbiamo avuto io e l'altra signora che stavamo incontrando, però ci riflettevo anche ieri su questo, non è per merito che io ho visto, ma è proprio per la missione che mi è stata data, perché per me è stato importante aver visto per affiancare lui, so di cosa stiamo parlando, ho potuto vedere anch'io, ho visto il disco. È stata un'esperienza importante perché sto portando avanti con lui questa testimonianza, quindi era importante darmi questo segno, ma non per un merito, proprio per una funzione, perché c'è un disegno che riguarda ciascuno di noi, che a volte si chiedono molti perché io vedo, io non vedo, c'è un compito e quindi certe cose vengono date perché uno poi le deve testimoniare, c'è un compito che ti è stato affidato e quindi... Comunque è stato un avvistamento... Sì, molto... Decina di metri, Prima, proprio pieno sopra, giorno. Sopra, sì. Vicinissimo, e poi è passato lento, si librava proprio sì. Così, no? E poi la perfezione delle forme, a me ha colpito molto questo. Noi diciamo, sì, rotondo, ma è una rotondità di una perfezione che è difficile anche da descrivere. Tu l'hai paragonato ai fiori, un fiore. Sì, da sotto sembrava come un fiore perfetto di cinque petali. Le cinque sfere, quindi, erano sì. Il completamento del... Ma era grosso. Del disco, molto sì. Grande. Però essenzialmente io posso dire a livello... Tu parlavi prima delle comunicazioni, le ricevo proprio a livello profondo. Cioè più forse a livello di intuizione. Ci può essere anche il sogno, ci può essere la locuzione interiore, ci può essere un segno manifesto. Però io sento che con me la comunicazione è principalmente interiore. Poi noi ci confrontiamo, magari abbiamo lo stesso pensiero nello stesso momento, lo stesso, a volte anche lo stesso sogno. E come dicevi tu, c'è un'integrazione. A volte, anche su un argomento di cui stiamo parlando, c'è chi fa un po' il freno, chi fa un po' l'ammortizzatore, chi l'acceleratore, aspetti e ci integriamo. Aspetti diversi del prisma, diciamo.
Poi sì. Lei ha una sensibilità, cioè io a volte sono molto preso, no? Lei invece è come se avesse delle antenne, capito? Riceve assolutamente continuamente. E quindi un po' questo per sintetizzare... Un valido aiuto e un completamento della missione che ti hanno affidato. Non l'hai detto, chi ci ha chiamati a questa unione non gliel'hai detto. Ci ha chiamato Gesù a questa unione. Importante sì, importante, l'ho dato per scontato. Sarà una domanda che mi avete bruciato, nel senso che... Giorgio parla spesso di Gesù, ok? Sì. Da quanto ho capito, questo libro ti è stato dettato da lui, di fatto. Non sapevo come scriverlo io, sinceramente. Quindi io ho percepito bene questa cosa, no? Se lui è quello che ha un po' unito i due, di fatto vi ha dato questa missione, no? Quella di completare la rivelazione che Giorgio ha fatto con appunto angeli in astronave, ma non si ferma, non credo che si fermi soltanto agli angeli e alle volte celesti, va oltre sicuramente, sì. Perché il messaggio di Gesù non può essere che oltre. È centrato su Gesù, questo è un messaggio centrato sull'amore di Gesù. Ecco, io questo volevo chiederti e chiedere a Giorgio, a tutti e due, questa cosa. Il suo regno che sta per venire. Credo che questa unione, per me, io l'ho vissuta come una vera e propria chiamata di Gesù. Una chiamata, non posso dire totalizzante, perché io lavoro, non ho potuto lasciare il mio lavoro. Però sarebbe stata una chiamata di questo tipo. Ma lo è lo stesso. E lo è lo stesso, certamente, anche se per me il lavoro è anche un prezzo che io offro, perché vorrei dedicarmi totalmente, però non lo posso fare, quindi non è stato neanche richiesto. Ecco, no. Abbiamo per anni ci siamo interrogati su questo, ma non c'è stata una comunicazione esplicita da questo punto di vista. Quindi tutte le volte che io giustamente lavoro, per me comunque è un'offerta che faccio, non so come dire, è un prezzo che offro, e so che sono condotta così e quindi così deve essere. Però certamente fai dei recuperi comunque. Certamente chi ci ha chiamato è Gesù, cioè sono stata folgorata da Gesù, dall'amore di Gesù. Io credo che noi come voi stiamo preparando insieme a Gesù questo nuovo tempo, il suo regno. Beh, per noi è un onore incredibile, perché sì. Ci sentiamo piccolini. Tutti ci sentiamo, siamo piccolini, siamo tutti piccolini. No? Però uniti a lui siamo grandi, perché lui è grande. Sicuramente. Senti, nel tuo libro, al capitolo 8, parli dell'ispiegazione di Orton. E appunto vi parla delle dimensioni cosmiche e della scala di Giacobbe. No? E poi parla della sommità, della barriera celeste. Poi ancora nel tuo libro, tu a un certo punto del racconto parli di un volto, mentre eri sul pianeta, di un volto che arriva da più punti e compenetra tutti. Sì. Allora, io vorrei unire queste due cose, no? Allora, la scala gerarchica che arriva poi oltre la barriera celeste. Sì. Questo volto. Padre Celeste. Dici tu. È il Padre Celeste che è anche madre, è il Padre Madre Celeste. Poi, diciamo, il volto femminile si incarna nella Vergine Maria, il Padre non si incarna, ma è come se si fosse incarnato nella Madre, no? Quindi è il Padre Celeste. Poi è un altro volto, che è quello del Verbo Figlio, che poi è Gesù Dio, no? E poi il terzo è lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, quello che viene chiamato lo Spirito Santo. Quindi quella sequenza possiamo dire che rappresenta la Santissima Trinità. Assolutamente sì. E lì è stato il momento... il momento impagabile, culminante di tutta l'esperienza. Cioè, è stata più forte, più profonda, più decisiva, più tutto quella cosa lì, dico quella cosa lì perché non so come definire quell'esperienza lì, che tutto il resto messo insieme.
Ma loro vi avevano preparato per questo? Conoscevano questa cosa che doveva avvenire? Loro sì, lo sapevano, però noi non ce l'avevano detto. Io mi sarei un po' agitato, mi sarei di pensare di dover fare un'esperienza così, mi avrebbe un po' agitato, intimorito, non so come dire, no? Però quando te la fanno fare loro, c'è nessun timore. Non c'è proprio parole forse per descrivere quel momento. Infatti guarda, io dico sempre, no? Mi chiedono sugli angeli, mi chiedono su mille cose, no? E il momento per me più difficile è quando mi chiedono parlami di Gesù, parlami di Dio, e io lì ho un momento di dico, Signore aiutami, perché hai come l'impressione che ogni parola possa sminuire, no? Quindi forse non è neanche così perché ti aiutano a parlare. Però una certa responsabilità nostra c'è, certo. Perché noi ci mettiamo liberamente a disposizione. Anche se fai da megafono, comunque ci sei. Sì, e quindi quella lì è stata un'esperienza indescrivibile. Veramente lì capisci, cioè capire è una parolona grossa, intuisci, insomma, sperimenti qualcosa che ti porta proprio a capire Dio c'è ed è la cosa più grande che esista e tutti coloro che sono in Lui, no? Sono nella cosa più grande e noi piccoli lì siamo grandi, non siamo piccoli, ma non perché diventiamo superbi, perché siamo nella realtà grande, no? Mi ricordo sempre una frase che la madre ci diceva, voi siete particelle infinite di Dio, particelle però infinite perché partecipiamo all'infinità di Dio, no? Ti faccio una domanda che potrebbe essere sviante, però credo che possa un po' rappresentare una cosa. Noi immaginiamo le galassie, il cosmo, il Dio di cui noi parliamo, questo essere patronimico di tutto, va al di là del cosmo? Sì, certo, assolutamente. Io ricordo a Milano, ancora negli anni Ottanta, quindi erano i primi anni che parlavo in pubblico, mi pare che fosse in una libreria di Milano, una libreria esoterica del centro, no? Io dissi questa cosa e c'era un esoterista che mi attaccò davanti a tutti dicendo tu sei arretrato, sei rimasto indietro perché ancora sei nel dualismo mentre tutto è uno. Gli dissi scusa ma tu stai dicendo delle parole, io ti sto dicendo un'esperienza, tu puoi dire quello che vuoi, la mia esperienza è questa, non c'è nessun dualismo, il dualismo lo fa chi si separa da Dio. Ma chi sta in Dio non fa nessun dualismo, anzi è l'unità, quella predicata da Gesù. Come io e il Padre siamo una cosa sola, così anche voi siate una cosa sola con me e con Lui, no? Quindi il dualismo lo state facendo voi, ma in Dio non c'è dualismo. E chi dice che Dio è al di sopra mette una cosa talmente grande e entrando in quella veramente il dualismo se tu rimani nel cosmo, allora lo fa il dualismo, no? Che poi chi sulle dimensioni... Ci sarebbe da dire se avremo modo di rincontrarci, andrebbe proprio affrontato questo tema. Solo questo argomento. È un tema di una importanza fondamentalissima nella conoscenza, ma io quando dico conoscenza dico anche percorso spirituale, perché la conoscenza biblica è una cosa che si fa, non è solo il cervello, no? La ragione. E quindi Dio è... Dio, tanti per dire Dio dicono l'universo, no, l'universo è stato creato da Dio, è una creatura di Dio. Dio vuole divinizzare anche l'universo, vuole divinizzare tutti i suoi figli, ma Lui è Dio e noi in Lui, come dice Gesù nel Vangelo, anche voi siete dei in Dio, no? Capito? Però l'universo non è Dio, noi preghiamo l'universo, no, io prego Dio. È qualcosa di più, va oltre. Va oltre. Va oltre. E quando Gesù dice, io sono la vite e voi i tralci. Dice, io sono Dio e voi le mie creature. Però dice che la vite e i tralci sono uniti, no? Certo. È un po' questo il senso. Sì, questo è il senso. Anche il fatto di non avere quasi vergogna a volte di nominare Dio come qualcosa
che va oltre l'intera creazione, cioè tutto proviene da Dio. Però questo oggigiorno diventa quasi una vergogna doverlo dire, anche questo è un segno dei tempi che stiamo vivendo, perché Dio viene messo sempre più da parte. È una cultura negativa. Anche il fatto di chiamare Dio, l'universo, di farli combaciare, vuol dire negare in qualche modo Dio. Certo. È una cultura. Sì. Perché poi, ecco, poi si arriva addirittura all'esasperazione, io dico, no? Perché, che ne so, predicare la madre natura come dea. In realtà è un'emanazione di Dio. È una creazione. Neanche emanazione, sì. Perché il concetto di emanazione è un altro. Cioè, noi adesso sulla Terra riceviamo i raggi del Sole. Quella è emanazione perché è il Sole stesso. Ma Dio ci ha creati come altro, non separato da Lui, ma come... Cioè, se noi siamo persone, perché se fossimo emanazione saremmo comunque Lui. Invece Lui ci ha creato con una dignità ancora più grande. Io ti creo proprio individuo, ti creo persona e poi ti divinizzo in me, ma tu rimarrai, tu Fabio, sei una persona con la tua storia, con le tue facoltà, la tua intelligenza, le tue scelte, la tua esperienza e io ti divinizzo tutto questo. È un disegno molto più grande, la creazione è un disegno infinitamente più grande dell'emanazione. Ecco perché dicevi prima particelle. Esatto, particelle perché siamo individui e Dio ci rispetta talmente che noi possiamo anche rifiutarlo, se no ci avrebbe creati come dei burattini, no? Certo. Però poi opera perché comprendiamo qual è la strada giusta, no? E lì entra dentro il discorso del libero arbitrio. Esatto, della libertà, che è la più grande dignità che Dio ci ha dato. E quando anche nel mondo, anche il nostro, si calpestano le libertà, si fa un grande delitto. E questo è un momento proprio dove questo è evidentissimo. Disegno dell'Anticristo, diciamocelo chiaro. Sì, siamo... Gesù ha detto nel Vangelo, il Vangelo di Giovanni mi pare sia capitolo 14, se non erro, il figlio dell'uomo è venuto a farvi liberi, punto. Liberi davvero, punto. Queste sono le parole di Gesù. Quei due punti sono omicidi. Quell'altro sì. Invece ti vuole illudere che lui fa per il tuo bene, ti vuole rendere libero e ti imprigiona. E lì finisce tutto. Lì non hai possibilità di evolvere, perché poi è quello che dobbiamo fare, no? Quando ti togli la libertà, tu sei un burattino in mano a chi? Non a Dio, non a Gesù Cristo. Beh sì. Senti, per ritornare un po' al discorso astronavi, tu, quando sei stato sull'astronave, hai descritto nel libro un po' questa cosa fantastica, no? Perché un po' a sensazione, tutti quanti col sensazionalismo, ma di fatto poi quello che fa fare l'astronave, quello che fa fare il disco, quello che fa fare la nave, è un viaggio non nel tempo, ma un viaggio dimensionale, oppure è un viaggio... come lo possiamo descrivere, questo viaggio cosmico, questo viaggio... Questo rientra nel discorso delle dimensioni, esatto. No? Allora, la domanda che feci io, perché io ero proprio digiuno, cioè tu non puoi immaginare quante domande ho fatto io, poveracci, ho fatti neri proprio, no? Però loro erano contenti che io facessi le domande, forse perché così dice lui, poi quando gliele faranno a lui risponderà. E la domanda che feci io, disse, ma voi le astronavi dove le costruite? Bella questa. Chi è il vostro ingegnere? Prestatecelo. Allora mi disse, ma veramente noi non le costruiamo. Noi partiamo in genere da una dimensione spirituale dove c'è lo stato di coscienza, c'è un'energia di trasporto legata alla volontà. Cioè, su quel piano spirituale uno dice, io voglio andare... È un atto di volontà, è un atto della coscienza e immediatamente tu su quel piano ti sposti. No? Allora, il problema che si pone poi è questo. Parliamo di un angelo, parliamo di Raffaele, no? Lui è un angelo. Allora, lui dice, io voglio andare adesso a trovare Fabio. Parte da una dimensione spirituale con un atto della sua volontà, concordata col buon Dio, eccetera, eccetera. E immediatamente la sua coscienza, la sua volontà, lo fanno spostare, no? Allora, Raffaele ha due possibilità per venire da te. Una è quella di venire spiritualmente, e lì
rimane con quella coscienza spirituale, con quella volontà spirituale e arriva da te. E arriva spiritualmente, quindi tu non lo vedi con gli occhi di carne, non lo tocchi con i tuoi sensi, eccetera, però magari lo percepisci dentro, eccetera. L'altra possibilità, è che andiamo a finire negli incontri ravvicinati, è che Raffaele scende, però man mano che entra nelle dimensioni cosmiche inferiori, assume le leggi dell'energia vitale di quelle dimensioni via via. Quindi prima assumerà delle dimensioni di tipo astrale, poi anche materiale. Ecco, allora nella misura in cui assume un'energia astrale, già nell'astrale ci sono delle forme e quindi si formalizza un'astronave. Diciamo, le forme sono universali, da distinguere da quelle negative, le quali scalette, antenne, tecnologie varie, no? Mentre qua rotondo, ellittico, ci sono garantite universalmente. E anche l'interno, diciamo, oltre all'esterno dell'astronave, quando Raffaele entra nel piano astrale, questa sua coscienza di spostamento assume questa energia vitale, assume delle forme, quando diventa giù materiale, perché entra realmente nelle leggi dell'energia vitale materiale, assume, si materializza. Quindi si poggerà per terra materializzata, poi andrà via a gran velocità smaterializzandosi. Ecco, quindi ecco perché mi rispose, non le costruiamo da nessuna parte. Le realizziamo, si realizzano, è legato alla coscienza. Tant'è il vero, pensiero che forma la materia. Tant'è vero che Adamski, interessantissimo questo, nel suo terzo libro, mi pare, fa l'esame dell'incontro ravvicinato del profeta Ezechiele, sì, nel primo libro biblico, sì. E dice che sembra che l'autore sacro Ezechiele faccia un po' di confusione, perché lui dice gli esseri viventi, poi dice le quattro ruote, quando l'essere vivente si muoveva anche le quattro ruote si muovevano. A uno che non capisce, dice, questa è una gran confusione tra l'essere, cioè l'angelo che sta sopra, e l'astronave o disco. No, perché l'astronave è prodotta dalla coscienza del... di quell'essere, quell'angelo che guida. Sta... Capito come? Cioè, lo so che forse non è facile neanche da spiegare questa cosa, è però chiaro. È chiara, no? Ecco, quindi quando chiaramente c'è un'astronave dove c'è su Raffaele, Orton, Fircon, eccetera, eccetera, l'astronave è il risultato di quello che loro hanno voluto realizzare nelle leggi cosmiche dell'energia vitale, dei piani che loro attraversano e della materia. Ti faccio un'altra domanda a tal proposito. Te parli sempre degli arcangeli, che appunto... Raffaele, Michele, Gabriele. Esatto. Ma ci metti dentro anche con le donne, la donna. Sì, sì, sì. Anche lei è un arcangelo. Quindi perché l'arcangelo assume non ha sesso, no? L'arcangelo però assume queste forme. È androgeno. Androgeno. Cioè sia maschio che femmina, no? Però assume una forma a seconda di quello. Infatti che io lo dico anche di recente, mi pare, in un paio di interviste. Ho detto che io dico l'arcangelo Raffaele perché nelle Sacre Scritture è scritto così. Diciamo che c'è anche una tendenza un po' maschile. Sì, no? Infatti, ecco, questo volevo sottolineare. Poi lui mi ha detto sono l'arcangelo Raffaele, però l'aspetto, io avrei potuto dire che era non solo un bel giovane, ma una bella ragazza, potevo dirlo benissimo. Che ha un viso che non ha definizione. No, una bellezza sovrumana che può essere maschile e femminile, cioè non... Io, guarda, ti racconto anche questo. Un giorno a Milano una ragazza che ascoltava mentre parlavo mi fa «Senti, io ti devo fare una domanda un po' strana». Dico «Mamma, non c'è problema». Mi sono abituato alle domande anche un po' particolari. Dice «Perché io sogno Gesù che invece di essere un uomo è una donna e sono una bambina che succhia il latte da Gesù?» Beh, perché Gesù è nato uomo, storicamente, però lui
nella sua essenza è androgeno. Può essere, quando si parla dell'amore di Gesù, dell'amore di Dio, questi schemi... C'è sia l'elemento maschile, no? Che femminile insieme. Cadono questi schemi. Infatti era proprio questo che volevamo sottolineare, no? Perché noi tutti siamo legati a degli stereotipi che praticamente... Culturali. E lo stesso profeta che scrive la Sacra Scrittura deve attenersi, sennò chi legge non lo capisce, perché va fuori dallo schema culturale, quindi non lo può capire. Però poi nel Nuovo Testamento, quando invece, per esempio, Giovanni nell'Apocalisse parla della celeste Gerusalemme, dello sposo che viene giù a incontrare la sposa, già lì si va oltre, insomma, no? Infatti, ecco, era anche questo, anche nel Cantico dei Cantici, già nell'Antico Testamento, questo emerge. Questa cosa particolare, no? Dove viene descritto appunto il fatto che di quando tornerà il nostro Signore, la nuova Gerusalemme, di fatto il rapimento della Chiesa, quindi il prelevamento che ci sarà e quello il che sollevamento, sì. Tutte queste cose a te l'hanno fatte vedere? Sì. Fatte vedere bene, fatte vedere anche successivamente, nel 2005, quando è stato... Sì, la visione apocalittica, 2005. L'hanno messo anche in internet questa cosa. Nel 2005 mi hanno fatto rivedere quello che mi avevano fatto vedere nel 1980. E sì, ho visto il sollevamento, ho visto... Quindi hai avuto un altro contatto cosmico, come dicevamo prima, oppure sei stato di nuovo portato in astronave? No, l'astronave no, però quando hai quei momenti lì non lo sai dove sei, però no. Hai vissuto gli stessi identici momenti che avevi vissuto? Sì, diciamo che l'ho vissuto meno drammaticamente, perché la prima volta sono rimasto un po' scioccato, perché la visione comprendeva anche coloro che non vengono sollevati. Insomma, io dicevo, vabbè, dico una grande festa, però dirà, mamma mia. Però Firco mi disse, è inutile che ti sciocchi, perché non siamo noi che li lasciamo lì o che li portiamo altrove. È una autoselezione. È una scelta. Sono loro che non vogliono essere presi, che vogliono continuare a fare esperienze negative. Libero arbitrio. Capito? Quindi è inutile. Poi ci sarà quel famoso regno dei mille anni dove avranno tempo per riflettere anche loro, no? E lì si riflette abbastanza. Però dice l'Apocalisse che anche chi poi cambia, si converte, diciamo, deve aspettare la fine dei mille anni, non viene sollevato prima. Ma i mille anni saranno mille anni fisici terrestri? No. Nella Bibbia lo zero è un numero contenuto, due zeri un po' più grande, mille è un tempo abbastanza più lungo. Invece, scusa, volevo dirti una cosa, per su questo concetto. Quando l'Apocalisse dice che 10 re d'Europa s'alleeranno con l'anticristo, vedi, c'è uno zero solo, quindi quelli che prendono le redini del potere sono pochi. Arrivavamo a questo punto proprio, sembra quasi di... Siamo in sintonia. Sì. Allora, quando appunto viene descritto il periodo dell'anticristo, no? E quindi il falso profeta, anticristo, i re che appoggeranno questa situazione. Adesso so che vado un po' oltre. Non ti preoccupare. Tu pensi che già sono al lavoro questi lavoro avanzato. È un lavoro abbastanza avanzato. Sì, perché non c'è molto tempo ancora. Lo sta dicendo la Madonna anche a Međugorje di recente, lo sta dicendo. Vicino a Trevignano dice la stessa cosa. Sì, ma anche a Međugorje. La Madonna a Međugorje ha dato molti insegnamenti, perché insegna una parrocchia per divulgare, ma ultimamente la Madonna fa profezie. L'ho vista proprio stamattina su YouTube questa suora che sta a Međugorje, che ha detto... La francese? Sì, brava, la francese, ha detto, che strano, però la Madonna Međugorje, che ha sempre dato solo ammaestramenti, ha cominciato a andare dicendo, ci saranno delle prove, e ha detto, siccome le prove ci sono già, c'è un Dio che ci aspetta. Ma ci sono tanti altri leggenti mistici che stanno dando delle indicazioni precisissime. Che so, qui appunto dicevo prima a Trevignano, prima
prima della pandemia. Sì, sì. L'ha detto proprio in maniera... Lei è stata anche... avvertita per un anno dall'arrivo della pandemia. Per un anno l'hanno avvertita. Quindi anche te hai... Sì, sì, sì. Io attraverso un numero ricorrente, 555. Che è la purificazione. 5. Ecco, infatti mi ha colpito. Però anno, c'era proprio il sentore. Però, prima questo numero, ma tutte le macchine mi sorpassavano sempre 5-5-5, dappertutto mi svegliavo 15-55. Abbiamo affittato un box per mettere 5, le cose, 5. Tutto 5. No, dico Giorgio, ma cosa ci stanno dicendo? 5? 5. No, 3-3-3 la mia macchina. Sì, 5 è il simbolo della purificazione. Tre volte, quindi in un piano di Dio, una grande purificazione, poi vediamo come è arrivata. Quindi a te dicevi che cosa è arrivato di messaggio per un anno intero, a parte la numerologia? Sì, ma attraverso questo numero mi ha aperto, c'è stato un avviso molto grande, cioè non è stata una cosa così. Lo condividevamo chiaramente, sta arrivando. È stato un continuo, sai, un bombardamento che a un certo punto ho capito, mi stanno dicendo qualcosa, cioè non può essere un caso. E quindi cioè abbiamo capito chiaramente una purificazione. Poi sono arrivati anche sì. Tanti sogni, per esempio, anche di recente, sono ripetuti, tipo diluvio, grandi acque, no? Torrenziali, questa terra che viene quasi sommersa dalle acque. Anche l'acqua è simbolo di purificazione. Di sofferenza. E di sofferenza. Quindi sono arrivati tanti, in diversi modi, ma il messaggio era sempre quello. Il diluvio universale adesso è questa pandemia. No? Certo. E poi vedremo. Quindi questo è soltanto il primo step, ci stai dicendo questo? Sì, beh, stiamo entrando in alto entrando. Mare proprio, sì, sì. Stiamo a largo ormai, no? Invece per quanto concerne le profezie, quelle che riguardano un po' i mistici dei tempi, no? Da, che so, Don Bosco, piuttosto che Padre Pio, sì, sì. E queste cose, tu hai trovato delle aderenze con totali, totali, sì, sì, sì. Pare più in maniera che anche Don Bosco. Con Melania della Salette è una cosa particolarissima, proprio. Fatima, vabbè. Fatima. La rivelazione delle rivelazioni. Beh, diciamo che ci stiamo un po' avviando, non vogliamo rubarvi tantissimo tempo, però tu in sostanza... Quale messaggio possiamo lasciare a chi ascolterà quanto abbiamo detto fino adesso, no? Un messaggio, penso che una speranza ci sia sempre per tutti. Certo. Assolutamente, e questo quindi, lo dico sempre. Qual è il messaggio che dobbiamo e vogliamo lanciare un po' a tutti quanti quelli che ci ascolteranno? Sì, contrariamente a come può pensare qualcuno, nonostante che il cielo, diciamo, sia venuto ad avvertirci di tutte queste cose che ci aspettano brutte, però il cielo è venuto soprattutto a dirci le cose belle che ci aspettano, perché ci aspetta qualcosa di veramente grande e definitivo. Ecco, quindi il nostro non è un messaggio, diciamo, terroristico. Purtroppo il messaggio terroristico lo vediamo arrivare da altre parti, no? Ecco, noi portiamo invece un grande messaggio che è questo. Dopo la tempesta ci sarà il sole. Dopo questi tempi così bui ci sarà, come dice la Madonna Fatima, finalmente il mio cuore immacolato trionferà, no? Ci sarà la venuta di Gesù. Quindi il trionfo del cuore immacolato. Ecco, sì. Questa poi la domanda nelle domande, non finiremo mai. È il regno di Dio che arriva, il regno dei mille anni. È Gesù che arriva per darci la prima resurrezione. Cioè noi, come dice anche nel libro Calm, eccetera, dice voi poi sarete come noi. Potrete attraversare i muri, spostarvi nelle altre dimensioni, potrete fare tutto quello che facciamo noi, lo potrete fare anche voi. Questo è il tempo che ci sta aspettando. Quindi il tempo che stiamo vivendo è anche un tempo di grande misericordia, perché è un tempo dove può venire fuori, emergere la nostra scelta a favore del bene, a favore dell'amore, a favore delle leggi d'amore universali di Dio. È come se fossimo, per chi ci capisce di calcio, no? I tempi supplementari. Siamo in un tempo di questo tipo, dove il Signore dà ancora questo spazio, anche attraverso, facendoci attraversare, permettendo anzi, meglio ancora, delle prove dure, dove di fronte alle quali l'uomo può interrogarsi,
e può quindi di conseguenza farsi delle domande e di conseguenza fare anche delle scelte magari diverse di conversione verso l'amore. Quindi è un grande tempo anche di misericordia. È un tempo anche dove chi si aggrappa a Dio vede che ci sono delle protezioni, vede che c'è il suo soccorso, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, c'è una protezione incredibile del Signore e dei Suoi angeli. Sta a noi staccare questo biglietto e salire a bordo, no? Sì, Sì, qualche volta esatto. bisognerebbe anche fare un'intervista su quello che di bello ci aspetta, perché è tanto, Infatti, non è questo. poco, è tanto che ci aspetta di bello, ma tanto, tanto, tanto. Per cui questo messaggio, nella sua parte positiva, non solo ci consola e ci dà forza, ma ci fa dire, allora, come disse Gesù a Giuda, fai presto quello che devi fare, no? Così ce lo togliamo di mezzo e E finisce poi c'è così. il bello dopo, no? Beh, Quindi, questa è una cosa. messaggio di grande, non speranza, io dico certezza, perché per me è certezza, non è speranza. Anche perché se valutiamo il tutto, nel tempo che vediamo che ci circonda, quanto possiamo, come ti è stato detto, quanto possiamo andare avanti in questo modo, per cui non può esserci che qualcosa di positivo in futuro. Assolutamente. Certo. Assolutamente, stiamo toccando il fondo per poter finalmente tornare a Rimbalzare. galla. Come si dice, ma è una galla bellissima, insomma. Siete stati gentilissimi, è stato veramente un piacere e speriamo di rincontrarci di nuovo e approfondire appunto argomenti che oggi non abbiamo Lo sai trattato. come rispondeva Raffaele quando gli chiedevamo di fare per servirvi, Grazie, È nostra, grazie di cuore. grazie a voi, grazie. Grazie, grazie a voi.